tutti ragazzi, sono Joker ed eccoci tornati in un nuovo episodio del Road to Municipio livello 8 al massimo. Abbiamo fatto davvero tanti progressi, intanto saluto Luca che me l'aveva chiesto, quindi ciao Luca. E niente, adesso vi faccio vedere un pochino come sempre cosa abbiamo fatto. Innanzitutto siamo livelli 80 ragazzi, andiamo finalmente, livello 80 raggiunto. Ora cerchiamo di finire l'ottantina, quindi per entrare nella novantina ci vorrà davvero tanto. Nel frattempo io mi invento parole in italiano inesistenti, ma va bene così. E cosa ho migliorato? Ho migliorato praticamente tutte le torri dell'arciere e tutti i cannoni che mi restavano. Ragazzi, come vi avevo detto nello scorso episodio, chi non l'avesse visto vi lascio il link in descrizione come sempre, avevo detto che avrei provato a mettere a lavorare tutti e 5 muratori insieme sulle torri dell'arciere e sui cannoni. Ce l'ho fatta, perché ho fatto davvero tante risorse, ed eccoli qui i cannoni tutti al 10, guardate nella sua bellezza ragazzi quante sono belli questi cannoni al 10, eppure tutte le torri dell'arciere al 10. E adesso sicuramente tutti voi avrete notato le 3 Tesla, tutte e 3 le ho messe a fare ragazzi. Sì, ce l'ho fatta anche a mettere a fare a tutte e 3 le Tesla per un totale di 6 milioni totali, ragazzi, 2 milioni a Tesla, che non è poco, non è poco. Però ci vuole davvero tanto, infatti ci vogliono 6 giorni. Questa Tesla l'ho messa a fare ieri, come vedete ieri sera, avevo 2 muratori liberi. E poi, appena ho fatto l'oro, l'ho messa a fare. Questa, anche questa ieri. Non ricordo quando, prima sicuramente, e questa invece mancano 4 giorni, quindi ho messo a fare ieri l'altro. Insomma, vedete che le Tesla più o meno l'ho messo a fare tutte insieme. Qualcuno di voi invece si starà chiedendo perché ho un muratore libero e non lo uso per fare niente. Semplicissimo, lo spiego subito. Perché, avendo finito di migliorare tutte le difese, quindi restandomi da migliorare solamente questi estrattori, che veramente ragazzi, cioè, non so se migliorerò, perché tanto sono sempre pieno di elisir, sempre pieno, e questi costano comunque 336.000 d'oro, che non è poco, e quindi non so se migliorarli per ora. E comunque il mio pensiero adesso torno a quello che volevo dire, se no mi dimentico. Stavo dicendo che, avendo migliorato tutte le difese, sto accumulando un pochino d'oro, no? Tutti voi sanno che tra poco ci sarà l'aggiornamento, che ci ho fatto anche un video, vi lascio anche quello del video dell'aggiornamento in descrizione se ve lo foste perso, e prossimamente vi tengo aggiornati perché ci sono altre novità. Insomma, questo aggiornamento, fatto sta che diminuirà un pochino il costo delle mura all'otto, non si sa di preciso quanto, però diminuirà. Quindi io ho detto, che cazzo di senso ha spendere i soldi magari per fare qualche trappola, per fare qualcosa, e oppure mettere a fare una caserma che comunque mi occuperebbe il muratore per più di una settimana almeno. Ho detto, mi tengo un muratore, almeno un muratore libero, e così e accumulo i soldi, così non appena arriva l'aggiornamento mi faccio tutte le mura all'otto che posso farmi, ovviamente quelle che posso, perché e niente, così mi tengo un muratore sempre per le mura, così da sfruttare appena aggiornamento, che sai, non si sa mai se alla Supercell vi desse in mente di toglierlo come hanno fatto col primo aggiornamento, che mi hanno messo l'opzione di migliorare i muri con l'oro e con l'elisir, che poi l'hanno tolto. Io ero tutto bello felice, quando sono all'otto faccio con l'elisir, e invece no, l'ho presa nel culo. E niente, quindi farò questo. Perciò vedete che ho un muratore appunto, e poi tra poco ne avrò un altro libero, tra poco, insomma tra 2 giorni. Con l'altro libero ci migliorerò o questa caserma nera al 3, che comunque ci vogliono 7 giorni, oppure stavo pensando ragazzi se iniziare a migliorare le caserme al 9 e portare al 10. Di questo bisogno del vostro consiglio. Vi faccio una domanda, siccome rispondetemi qua sotto nei commenti ragazzi, perché è importante per me questa cosa. Secondo voi quando mi conviene migliorarle? Perché il problema di migliorare le caserme non è tanto il costo, ma quanto il fatto che non posso attaccare e fare risorse. Io quindi stavo pensando di migliorarle proprio per ultimo, perché così tanto in fondo ho finito di fare risorse, non ne ho bisogno. Magari provo a metterne a migliorare 3 insieme, visto che ci vogliono 6 milioni di elisir, ce la dovrei fare. E niente, poi vediamo quel che viene fuori. Io avrei pensato così, voi che ne dite? Come truppe ragazzi, come truppe, eccoci qui, siamo quasi alla fine dei pack finalmente, manca soltanto un giorno, domani avrò i pack al 2 e basta per ora con le truppe. Sarà il turno delle pozioni, porterò la pozione di cura a livello 4, dopodiché porterò la pozione di furia a livello 4 e poi una volta portate le due pozioni dovrei portare il guaritore ragazzi.
Ero tentato dai domatori al 3, ragazzi, perché sono veramente fortissimi, però ho bisogno delle pozioni perché sono fondamentali, i domatori potranno aspettare, nel frattempo io mi tengo il mio bellissimo nero da parte. E poi niente, cioè, altre grandi novità, ragazzi, non ne vedo. Adesso volevo fare un attacchino in live con voi, tanto per fare un pochino di risorse. Magari do così una specie di regola. Mettiamo, a partire da ora devo scegliere un villaggio entro 10 skip. Quindi vediamo se sculiamo in live, ragazzi, perché dopo vi faccio vedere quante risorse ho fatto con questi attacchi. Ragazzi, ovviamente io proverei ad attaccare questo, non ha tutto negli estrattori e nelle miniere, però buona parte dovrebbe esserci, quindi speriamo, a parte perché faccio ciò che bastava che mettessi tre archi, sono proprio stupido, dell'elisir non me ne frega nulla, cioè ragazzi, anzi forse se perdo l'attacco è anche un po' meglio, perché se no rischio di salire in Lega Argento 1, in Lega Oro 3 mi trovo benissimo in Argento 1. Barbari vanno là e volevo la miniera. Stupidi barbari, ragazzi. Stupidi barbari. I hate you. I really hate you. So much. Adesso mi bannano per copyright. Da quanto canto bene. Dai, dai. Abbiamo preso un bel po' di risorse. L'elisir lasciamolo perdere. Potremmo provare a prendere il nero. Ma quanto ci sta? Ma no, ma dai, ragazzi. Ma chi se ne frega. Bisogna sapersi accontentare. Infatti, 257.000 non è per niente male. Ci siamo accontentati abbastanza, ragazzi. E ho fatto parecchie risorse. Sì, ancora continua a essere pieno. Cioè, se vi chiedete il perché, ragazzi, vi faccio vedere: registro attacchi 257.000, 344.000, 209.000. Qui ho fatto partire una truppa apposta per non salire sempre di lega. Poi ogni tanto mi faccio una vendetta per prendere il nero. Qui 130.000, 137.000, 240.000, 138.000, 278.000. Come vedete, tutti attacchi molto consistenti, spendendo poco, soltanto barbari alti. Questo è il motivo perché sono sempre pieno di elisir e comunque faccio anche abbastanza oro. E poi attacco anche spesso, ragazzi. Quindi attaccate spesso, ve lo dico sempre, ve lo continuerò a dire. E poi quando adesso, per esempio, sono circa le 3, quando mi entrerà lo scudo, lo terrò fino a stasera, e poi stasera prima di andare a letto altri 4-5 attacchi e così via. Poi domattina rinnoverò lo scudo e così e via dicendo, così, ragazzi. Questa è una buona tattica per fare molte risorse, ve la consiglio. La strada per essere maxati è sempre più in discesa, manca non molto, solo queste Tesla ci rompono le palle con il tempo, ragazzi, perché 6 giorni per fare la 4, non oso pensare, per farla il 6 ce ne vorranno 15, mi sa, una cosa del genere. E datemi dei consigli, ragazzi, come sempre qua sotto nei commenti, che io le leggo sempre tutti, ragazzi. Ho ascoltato molte volte i vostri consigli, mi sono stati anche molto utili. Stavo guardando se c'erano delle novità, altre cose da dirvi, però più o meno il villaggio adesso è maxato bene o male, quindi come difese dico, e quindi non ci sono molte altre novità. E noi ci vediamo magari più avanti, appena le Tesla hanno finito di migliorarsi, e poi magari se metto a migliorare anche, non lo so, vediamo un attimo, la caserma nera con gli estrattori la prossima, e non lo so, poi non lo so, poi ragazzi basta, una volta fatte le Tesla veramente ci resta poco. Vediamo, magari ci becchiamo più avanti quando ho fatto qualche murallotto, dopo l'aggiornamento con questa serie, dai. Poi noi comunque ci vediamo domani con un altro video di un'altra serie, adesso vedo un po' cosa. E niente, io vi saluto, vi giocherò tutti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!